Una camminata nelle piazzette e nei borghi più belli da scoprire attraverso una gustosa cena itinerante, con un ricco menù dall'antipasto al dolce bagnato dai migliori vini locali. Sono stati quasi 1000, tra adulti e bambini, partecipanti all'8ª edizione della Val di Sgrana, camminata enogastronomica alla scoperta della natura e dei sapori locali, con un fine benefico. Con partenza dal circolo di Valdibrana, i partecipanti hanno percorso 3 km. Nella prima tappa sono stati serviti gli antipasti, un piatto ricco di affettati e crostini accompagnati da buon vino. Com'era l'antipasto? Benissimo, buono, molto buono. Buonissimo. Com'è l'antipasto? Finito, già ora, anche velocemente. No, era buono comunque, veramente. Tutto buono e ora partiamo per la seconda tappa. Rimessi in cammino, dopo un'impegnativa salita, hanno raggiunto Fiano, dove ad attendere i camminatori i gustosi primi e un panorama mozzafiato. Che cos'è? Questo dovrebbe essere farro con, ora non so se è un pesto di pomodorini e olive. E un po' di calorie da bruciare? L'ho bruciate facendo la salita, penso. Non credo di doverne bruciare altre questa sera. Serviamo farro e zuppa di pane, accompagnato da cipolla fresca. La camminata ha continuato in discesa per raggiungere il circolo di Fiano, qui ad attendere i camminatori secondi. Come secondi abbiamo una salsiccia della Arista con delle verdure e un crostone. Che vino servite? Abbiamo del vino da Cantina Val Virgilio. Infine il ritorno a Valdibrana, dove sono stati serviti tantissimi dolci. Biscotti di pasta frolla e una fetta di ciambellone variegato al cioccolato e yogurt. E poi abbiamo anche cantuccini di Praso e del buonissimo Vinsanto. E la lotteria. E poi si balla. E poi, certo, la lotteria di Valdisgrana quest'anno, Primo premio il prosciutto, una bella cesta e un bel sacchetto di prodotti squisiti.